così va bene. Stasera siamo con l'avvocato Filippo Fioretti e ci parlerà di antitrust. Qual è lo stato dell'enforcement dell'antitrust nel settore farmaceutico in Italia a seguito dell'indagine conoscitiva della Commissione Europea di qualche anno fa? Ma dunque, l'enforcement antitrust in Italia, devo dire, è caratterizzato da un certo attivismo della nostra autorità e in particolare a seguito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione Europea qualche anno fa, l'autorità italiana si è focalizzata moltissimo su istruttorie che hanno sanzionato imprese farmaceutiche come nel caso Pfizer per abuso di posizione dominante, nonché Roche e Novartis per l'accordo. E la novità, che secondo me è più di rilievo, è legata al fatto che questo poi ha generato anche azioni di risarcimento del danno, almeno annunci da parte del governo per i danni che avrebbero creato questi accordi. Sono vicende ancora al vaglio però dei giudici amministrativi e si è in attesa della sentenza del TAR sul caso Roche Novartis, così come il caso Pfizer poi ha visto un suo sviluppo dinanzi ai giudici amministrativi che però ha portato poi a una conferma della sanzione. E quindi lo stato è quello di un trend di assoluta crescita dell'enforcement antitrust del settore farmaceutico e una grande attenzione da parte dell'autorità italiana. Perfetto, grazie mille.